Meno male che era una commedia. Se era un film normale, non so, sarebbe stata una tragedia. La mamma. Sì. La mamma che fa riparare... Cos'è che fa riparare? Cioè riparare il forno. Ah no, ha portato a casa una bombola nuova, ha chiamato un ragazzo a farla cambiare. Carino. Il mutismo di questa donna etiope e poi finalmente è scappata. Forse la confessione della cameriera etiope. È lui il personaggio che lui che fa ridere, anche se è serissimo, ma fa ridere. La scena della verità della ragazza etiope che racconta quello che le succedeva in quel paese. Quella finale che è vagamente simbolica con l'uccellino che rimane in gabbia. Oddio, quando mangia. Per la lunghezza della... No, forse l'intervista alla donna di servizio, alla badante, una delle parti finali. A me ha colpito molto il momento in cui mostrano le zone di Tripoli, e in particolare un luogo in cui dicono che vanno a morire tutte le cose di Tripoli, quindi sia gli animali che gli oggetti, di fatto una sorta di discarica e il terreno sa di morte, dicono. Quindi più che altro i momenti documentaristici sono stati interessanti. Quella finale in cui si capisce che insomma lui è molto solo e ne ha provate tutte per tenersi compagnia con insomma, le donne, il bambino vicino di casa, così alla fine sceglie di prendere un canarino come compagno di vita, che forse è quello di cui aveva più bisogno perché non parla, non fa nulla, ma sta lì solo a tenere compagnia. Prima che mi addormentassi penso alla scena di lui che parla con la madre al telefono e gli dice vieni a casa, ti vengo a prendere. La madre è andata a Beirut e poi ho un momento di defiance. Ho guardato troppi film oggi, scusate. Thank you.